Mister, di nuovo una prestazione onorevole da parte dei ragazzi in una situazione difficile per le tante assenze, però alla fine i tre punti non sono arrivati. Ma diciamo che oggi insomma, abbiamo perso un po' come domenica, dai, abbiamo perso la partita per errori nostri, che noi ci facciamo male da soli purtroppo e poi alla fine diventa tutto più difficile. Siamo riusciti poi a fine primo tempo ad accorciarla, però poi i ragazzi hanno dato veramente tutto, non posso dire niente, questi ragazzi sono da applausi per quello che posso pensare io del calcio, visto che insomma in panchina ho tutti i ragazzi del 2004-2005 che in questi campionati alcuni magari sono aggregati proprio per numero, insomma. Però tutto sommato bisogna giocare, e i miei giocatori sono questi, le altre squadre non hanno colpa di questa situazione e andiamo avanti, insomma. Però giocare così è veramente penalizzante, ma più che altro per il morale dei ragazzi, perché anche oggi sono usciti a testa alta, secondo me, per quello che posso pensare io del calcio, hanno fatto una partita all'altezza della situazione, a pari del Ventimiglia, in alcune situazioni siamo stati anche superiori. Purtroppo però quando andiamo a fare cambi per dare un cambio al senso anche della partita, gli altri hanno cambi adeguati, noi purtroppo abbiamo tutti i bambini, i ragazzi che insomma sono proprio alle prime armi anche nella juniores, e questo secondo me è un handicap che ci portiamo dietro da praticamente da tre partite, due di campionato e questa qua e quella di Coppa Italia qua a Ventimiglia e basta. Però non bisogna piangersi addosso, anche se la situazione vista così può sembrare insomma catastrofica fra virgolette, però noi io credo, almeno la società crede, che una volta recuperati i ragazzi tutti in toto, probabilmente noi abbiamo anche una squadra magari non così come posso dire brutta per come magari può sembrare in questo momento. Niente, stringiamo i denti e andiamo avanti, cerchiamo settimana dopo settimana, giorno dopo giorno più che altro di vedere quelli che sono disponibili. Domenica ne mancheranno oltretutto due, per uno per va in vacanza, perché lavorando sono ragazzi che purtroppo le ferie le fanno in questi momenti e vanno a casa, vanno in vacanza tutte e due, quindi mancheranno anche questi ragazzi che hanno giocato oggi. Non voglio pensarci, se no c'è da strapparsi veramente i capelli, ormai ne ho pochi la mia età, però poi alla fine non possiamo fare altro che accettare questa situazione, ma mio malgrado, almeno io mio malgrado, però bisogna accettarla.